Come sta declinando Banca Carige le iniziative di sostenibilità? Con l'esercizio col bilancio 2013 Banca Carige ha iniziato a operare secondo il modello GRI 3 e quindi con un nuovo approccio al concetto di responsabilità sociale d'impresa. All'UOPO è stato creato addirittura e finalmente un ufficio dedicato e istituito un gruppo di lavoro che ha visto coinvolte tutte le funzioni di linea e le quattro aree principali affinché si arrivasse alla pubblicazione e all'approvazione in consiglio di un numero che noi chiamiamo zero più di bilancio di sostenibilità che vedesse gli sforzi fatti dal gruppo in un momento e un quadro economico generale di contesto difficile e anche nell'ultimo anno per noi non particolarmente semplice, vedesse quanto di positivo sia stato fatto nei confronti di tutti gli stakeholder. Questo numero ha dato dei benefici secondo noi in questo senso. Da un punto di vista proprio della tipologia di comunicazione, per la prima volta questo bilancio è stato letto non come una derivata del bilancio civilistico, ma come un nuovo modo di comunicare all'esterno le positività del gruppo. Secondo, ha visto emergere, grazie alla collaborazione di tutte le strutture coinvolte, non il dato grezzo, ma l'interpretazione e la lettura del dato. E si sono visti proprio come i numeri possano essere interpretati e fatti, soprattutto pubblicare verso l'esterno, come valori per i quali l'azienda ha creato valore per esempio, lo stakeholder fornitore, il rispetto dell'azionista, come all'interno poi anche delle risorse umane non si parli solo di dato di spese e di stipendi, ma anche di integrazione, ore di formazione, pari opportunità e crescite professionali. L'insieme di tutto questo rappresenta una sfida per il 2014, perché questo numero zero più è stato messo alla verifica di un ente esterno, che è Bureau Veritas, per vedere gli scostamenti col nuovo modello a cui dovremo tendere già da quest'anno col bilancio 2014, che è il GRI 4, dove per la prima volta si potrà dire che il gruppo avrà un vero bilancio di sostenibilità. Questa è la nostra sfida, siamo confidenti di riuscirci, anche perché l'entusiasmo e la collaborazione all'interno di tutte le strutture coinvolte fa ben sperare che questo nuovo spirito sia stato condiviso a livello aziendale. Quali sono le evidenze più significative che sono emerse nel numero zero più del bilancio ambientale? Intanto le dico una cosa, in un momento di grave difficoltà economica generale, per esempio, una delle cose che è stata apprezzata, avendolo pubblicato sul sito, quindi abbiamo dei feedback, è che per esempio si è scoperto quanto noi investiamo a livello delle singole regioni in termini di forniture, perché quando uno legge per esempio che noi abbiamo 300 milioni di spese generali e poi incominci a vedere che 200 sono state spese in questa regione, 50 con fornitori che a loro volta in questo discorso di società liquida sono anche a loro volta, oltre che fornitori, azionisti magari e clienti, si può capire come un'azienda come la nostra possa contribuire a generare profitto e valore sostenibile all'interno dei mercati dove opera. Per esempio è emerso che l'80% dell'energia che noi consumiamo è energia pulita, perfettamente compatibile, generata in maniera naturale da centrali idroelettriche. Prima questo era un dato che noi avevamo da anni, ma non emergeva. Come non emergeva, per esempio, il sostegno che noi abbiamo dato agli enti, che poi a loro volta hanno una demoltiplica sul territorio a quelli no profit, in termini di sostegno, piccole sponsorizzazioni ad associazioni di tipo sportivo o d'onlus, che poi alla fine, a loro volta, rappresentano dei punti di riferimento su dei micro territori. Per il 2015 avete un'iniziativa di sostenibilità a cui volete dare particolare importanza? Ma noi il 2015 ragioneremo ancora su
una ulteriore valorizzazione di tutte quelle iniziative che abbiano come sostegno l'ambiente, cioè quindi incentiveremo ulteriormente alcuni progetti, quali il risparmio per esempio della carta, il risparmio energetico con un processo di education all'interno degli uffici. Saremo anche una banca ligure, quindi faremo molto poco sforzo, ma per esempio nello spegnere le luci o ridurre i consumi, ma soprattutto un ragionamento di continuare in un momento in cui oggettivamente gli interventi sui territori vanno gestiti col contagocce, a non far mancare il nostro sostegno all'associazionismo, agli enti che poi diventano a loro volta punto di riferimento del territorio, e soprattutto dare un'interpretazione da un punto di vista di comunicazione diverso per far vedere il bilancio sociale come il mezzo con il quale la banca comunica, e devo dire in un periodo non semplice per noi, nei confronti dell'esterno, con uno stile diverso, con uno stile chiaro e trasparente, in maniera tale che emerga chiaramente senza infingimenti il percorso di trasformazione e di, come dire, cambiamento anche strategico del gruppo rispetto agli anni scorsi.